Si presenta con un manto bianco il comunale di Cornino, ma non è neve bensì grandine che è caduta pochi minuti prima dell'inizio di questa partita, valevole per la terza giornata di ritorno del campionato di eccellenza Girone A Sicilia. Si affrontano il Riviera Marmi contro il Troina. Buon pomeriggio, benvenuti da Peppe Caruso in voce. Le riprese sono di Alberto Di Paola qui nella tribuna del comunale di Cornino. Dicevamo, un brusco acquazzone accompagnato anche da grandine, tuoni e fulmini si è abbattuto pochi istanti fa proprio tra la fine del riscaldamento delle due squadre e l'inizio della partita. Adesso le formazioni, come vedete dalle immagini, sono schierate nel cerchio di metà campo e stanno espletando le formalità di rito davanti alla terna arbitrale, oggi formata dal signor Barbiero proveniente dalla sezione di Campobasso, il primo assistente è il signor Marinaro, il secondo assistente il signor La Monica, ambedue invece della sezione di Palermo. Le squadre vengono naturalmente da dei cammini diversi fra di loro, ma li accomuna la presenza nella zona playoff della classifica, ambedue all'inseguimento del Paceco che si presenta ai nastri di partenza di questa terza giornata con 34 punti, al secondo posto l'Alba Alcamo con 30, Riviera Marmi con 29, Folgore Selinunte e Troina 27, ma c'è da dire che il Troina deve recuperare una gara, quella contro la Parmonval che è stata rinviata per maltempo e si giocherà il 25 di gennaio. Il Riviera Marmi invece ha partite piene, ossia 16 gare, di queste 9 vinte, 2 pareggiate e 5 perse. Fino adesso il Troina invece 8 vinte, 3 pareggiate e 4 perse. Differenza reti più 4 per il Riviera, più 11 per il Troina, ma la media inglese non sorride a nessuna delle due squadre, in quanto potevano sicuramente fare qualcosa in più in ottica media inglese, soprattutto nelle partite interne. Il Riviera Marmi in tenuta nera con strisce verde giocherà dalla sinistra alla destra della nostra postazione e l'allenatore Melillo, Vincenzo Melillo, oggi schiera Grimaudo in porta, una linea difensiva a 4 con da sinistra a destra Genna, Pericone, Giardina e Barcellona, centrocampo con 3 elementi Salone, Castiglione e Lamia, in attacco Riccobono a destra come vedete dal vostro schermo, a sinistra invece Convitto, al centro l'attaccante, l'unico centroavanti è Manfre. Gara che inizia in questo istante con il Troina che batte il calcio di inizio. Troina invece in tenuta giallo fosforescente dalla destra alla sinistra con Giuseppe Pagana in panchina, con in campo Lizzoni, Russo, Orlando, Tuninetti, Silvestri, Fricano, Square, De Souza, Romeo, Melillo, Adeyemo. Le panchine per il Riviera Marmi, Loiacono, Bosco, Manella, Adamo, Coppola, Nolfo e Guaiana. Invece per il Troina siedono in panchina Van Brussel, Fernandez, Diallo, Otvale, Marullo, Gianbianco e Marletta. Da notare in campo la presenza dell'ex, sicuramente di riferimento, ossia il bomber Romeo, che è passato proprio da Riviera Marmi al Troina durante la sessione dicembrina del mercato. Per lui 11 presenze con il Riviera Marmi nel girone di andata, 3 le reti realizzate, e nel campionato di ritorno, diciamo in questo gennaio, ha segnato anche uno dei due gol con il quale il Troina si è imposto sul campo del Mussomeli nell'andata dei quarti delle semifinali, scusatemi, di Coppa Italia. Attenzione, andiamo in cronaca diretta perché c'è l'inserimento di Convitto che ha approfittato di uno svarione difensivo del Troina, poi fermato in extremis. Convitto che è rientrato da un lungo infortunio proprio la scorsa domenica contro l'Atletico Campofranco ed è stato autore di quel colpo di testa che è stato neutralizzato da Leonardo, il portiere del Campofranco, al 95esimo minuto, partita poi che si è conclusa sullo 0-0, forse il risultato più giusto per quello che si è visto sul campo dell'Atletico Campofranco. Ma andiamo in cronaca diretta per questa gara, ancora 0-0 il risultato, siamo arrivati a 1 minuto e 45 secondi di gioco con il Troina che effettua una rimessa laterale, la palla lungo linea sulla destra viene allungata proprio da Romeo per il suo compagno di squadra Square, sono due gli esterni molto veloci del Troina, uno di questi è appunto Square che
non disdegna di ricoprire il ruolo difensivo in fase di non possesso palla. Troina che conquista un altro fallo laterale sulla tre quarti avversaria. Melillo ancora in avanti, palla che ritorna al numero 10 del Troina, indietro per Tuninetti. Perde palla Tuninetti, c'è la possibilità della ripartenza per il Riviera Marmi, lancio all'indirizzo di Vincenzo Riccobono, ex del Marsala 1912, è troppo corto ma recupera subito palla la squadra di casa, ancora verso Riccobono, sicuramente un ottimo Riccobono, quello che si è visto anche nell'ultimo scorcio del girone di andata. Riccobono che ha recuperato la piena condizione fisica ma soprattutto la tranquillità che gli ha riservato il Riviera Marmi, squadra di casa che adesso riparte da dietro con Perricone, l'apertura sul versante di sinistra con Vitto, prova a superare l'uomo, viene fermato, lungo rilancio del Troina che finisce direttamente tra le braccia di Grimaudo che appoggia basso verso Gino Giardina impiegato anche qualche volta da Melillo nel ruolo di centrocampista fuori gioco, che è il suo ruolo originario, poi passato in difesa con Pergolizzi nel Marsala 1912 due stagioni fa, poi lì ha trovato anche la sua stabilità. Calcio di punizione per il fuorigioco di Riccobono, già battuto dal Troina, ed è proprio Gino Giardina che si impossesse della palla, la passa al suo compagno di reparto Placido, l'apertura a sinistra per Genna, va via Genna, cerca e trova in avanti Manfre in posizione di esterno sinistro, ancora Genna in sovrapposizione, va a togliere palla a Square, conquista anche una rimessa con le mani. Pallone per Convitto verso il centro, viene perso ma recupera bene il centrocampo del Riviera Marmi in fase di copertura. Gino Giardina, verticalizzazione, ancora a cercare Convitto, lo stop a seguire, il traversone al centro e l'ottima parata a terra di Lizzoni con Riccobono che si era portato sul secondo palo, pronto a deviare in porta. Questo suggerimento di Roberto Convitto che personalmente devo dire lo trovo in ottima forma. Lui è anche un ex del Marsala 1912, come anche Gino Giardino. C'è un altro ex nel Riviera Marmi del Marsala che è Corsino, Gianmarco Corsino, squalificato. Oggi sconta l'ultima giornata di squalifica e lo abbiamo avvistato nella tribuna stampa alla destra della nostra postazione. Fallo laterale per il Riviera Marmi con Barcellona per Lamia. Palla in avanti, viene persa ma ottimo è lo scudo di Salone che va poi in pressing sul giocatore del Troina che riesce comunque a rinviare. Adesso sono gli ennesi, attenzione, c'è il contatto e il fallo di Tuninetti sul Lamia che si incuneava per vie centrali e quindi subito una buona possibilità per il Riviera Marmi, un calcio di punizione da una posizione che è abbastanza favorevole al sinistro di Vincenzo Riccobono, infatti si è lui stesso portato sul pallone, lo ha posizionato a terra quando è ormai oltrepassato il quinto minuto di gioco. Riviera Marmi Troina 0-0 con i padroni di casa che sicuramente hanno premuto sull'acceleratore di più rispetto agli ospiti. Folta la barriera del Troina con Lizzoni, il biondo portiere ennese che determina la posizione dei suoi compagni. C'è anche Gino Giardina sul punto di battuta, la posizione è abbastanza centrale, quindi possono esserci ambedue le possibilità, sia per Giardina con il destro che Riccobono il sinistro. Fischia adesso l'arbitro, parte Riccobono, il suo sinistro che sorvola di un pelo la traversa e raccoglie gli applausi dei circa 100-150 spettatori che sono seduti qui in tribuna al comunale di Cornino, dove non piove più fortunatamente. Abbiamo aperto questa telecronaca raccontandovi del forte acquazzone che si è abbattuto pochi minuti prima dell'inizio della gara. Rimessa dal fondo, quindi possiamo annotare la prima occasione del match per Riccobono al quinto minuto, sesto minuto di gioco. Pallone che ha veramente sorvolato di pochissimo la traversa. Adesso il Troina che cerca di distendersi in avanti con Fricano, si ferma, cerca l'inserimento di Ademeio, lo trova sulla banderina del calcio d'angolo
il doppio passo del giocatore di colore, palla al centro, il tiro di Melillo viene murato e fallo laterale per il Troina, che risponde così alla buona occasione di Vincenzo Riccobono, portandosi subito in avanti, provando la conclusione con Melillo, è stata murata in fallo laterale. Battuto in questo istante, palla per De Sosa, la protegge all'intervento di Riccobono, l'appoggia su Melillo, al limite dell'aria riesce a metterla dentro, il tiro, la parata di Grimaudo sul tiro di Adeyemo. Ottima l'invenzione di Melillo, che ha visto l'inserimento del suo compagno numero 11 e poi si lotta davanti l'area di rigore del Riviera Marmi. Alla fine l'arbitro decreta un calcio di punizione per la squadra di casa, interrompendo così l'azione. Un ruggito da parte del Troina a 8 minuti di gioco del primo tempo, risultato 0-0 con un'occasione per parte, questo tiro ravvicinato di Adeyemo, ottimamente parato da Grimaudo. Adesso è il Riviera Marmi che cerca spazio sulla sinistra, Roberto Convitto, il cross sul secondo palo a cercare Riccobono, pallone che attraversa tutta l'area di rigore, si spegne sul fondo, in ritardo Riccobono, sembra essere ripresa la vecchia intesa, l'intesa dei vecchi tempi tra Convitto e Riccobono, oggi l'assenza di Corsino sembra non farsi notare, lui che Gianmarco Corsino è uno che a centrocampo dà moltissimo, ma Riviera Marmi che sembra aver trovato un giusto approccio per questa gara importantissima, gara che nel caso di vittoria del Troina significherebbe il sorpasso in classifica, ma ricordiamo il Troina ha anche una partita in meno, quella a recuperare con la Parma, ma il 25 di gennaio, ancora Convitto dalla sinistra ma sbaglia totalmente il cross, troppo lungo, ha toccato un buon numero di palloni sulla sinistra Roberto Convitto, rientrato da un lungo infortunio. Fallo laterale per il Troina nella zona arretrata, c'è Manfre che va a fare scudo con il suo corpo, pallone che rotola ancora una volta oltre l'out di sinistra il fronte difensivo del Troina. Lone adesso sulla tre quarti, lo porta via Riccobono, vede Convitto in posizione centrale, subito il suggerimento per Manfre, troppo lungo ed è Lizzoni che lo anticipa. Sembrano funzionare bene le geometrie offensive del Riviera Marmi, con il Troina che sembra avere un po' di affanno a chiudere gli spazi. Adesso il pressing alto di Manfre, Troina che comunque riesce a portarsi sulla zona centrale del campo in possesso palla, poi errato il passaggio all'indirizzo di Fricano con Riccobono che intercetta, va all'indietro, viene anche steso da Lamia, scusatemi, da De Sosa, e quindi calcio di punizione già battuto, ancora a sinistra, sembra favorire quel versante il Riviera Marmi per costruire l'azione d'attacco, e poi il rovesciamento di fronte verso Riccobono sul secondo palo, sembra essere questo il leitmotiv offensivo deciso da Vincenzo Melillo per questa partita delicatissima, oltretutto il big match di questa terza giornata di campionato del 15 gennaio. È scomparsa la coltre bianca di Grandine che copriva il sintetico del comunale di Cornino, rimessa dal fondo per il Troina con Lizzoni pronto alla battuta. Parte in questo istante, lancio lunghissimo, riesce comunque Square a intercettarlo, comunque non però a tenerlo all'interno del rettangolo di gioco, quindi fallo laterale per il Riviera Marmi. Battuto dalla sinistra in questo istante, Convitto, spalla alla metà campo avversaria, deve arretrare, intercettano i fraseggi dei padroni di casa, i giocatori del Troina, e provano a mettere ordine alla loro manovra con De Sosa a sinistra per Africano, in due su di lui, si accentra Africano, alleggerisce all'indietro su De Sosa, ancora indietro, si riparte dal centrale difensivo Silvestri, l'apertura lunga per Square che riesce ad agganciare il pallone, si porta sul fondo campo e poi il calcio d'angolo per l'intervento di un giocatore del Riviera Marmi, e quindi il primo corner della gara è a favore del Troina al 12° minuto di gioco dalla sinistra della porta di Grimaudo.
folta la presenza di maglie gialle all'interno dei 16 metri dei padroni di casa. Calcio d'angolo battuto in quest'istante, stacca di testa il numero 4 Toninetti, ma sbaglia la mira e indirizza lateralmente, dove parte il cross all'indirizzo della porta di Grimaldo, ma è errato anche questo. Pallone che si perde sul fondo, difesa a 3 per il Troina con i due esterni, dicevamo, che scendono in fase di copertura. Questa volta però Adeyemo è più instabile in posizione offensiva ed è Fricano ad occuparsi della fase di copertura sulla fascia destra, invece dall'altra parte Square, come vedete dalle immagini curate da Alberto Di Paola. Rimessa dal fondo da parte di Grimaldo, il pallone viene aiutato ad oltrepassare la metà campo con Vitto, lo protegge da Square molto bene, guarda il posizionamento dei compagni, cerca subito e trova Ricco Bono, ma su di lui il ritorno di Adeyemo lo disturba e quindi Fricano, che riesce a eludere sia l'intervento di Manfred che di Ricco Bono, poi in scivolata c'è Salone che lo ferma in fallo laterale. Fricano lascia l'onere della battuta a Orlando, si fa restituire palla a Orlando a parte di De Sosa, all'indietro ancora per Silvestri. E Silvestri questa volta sbaglia, Manfred si inserisce, lo tocca duro, cade a terra Manfred, ma l'arbitro è il signor Barbiero da Campobasso, ha notato il tocco sulla caviglia di Manfred e quindi assegna il calcio di punizione ai padroni di casa, con Castiglione pronto per la battuta. Preferisce alleggerire all'indietro all'indirizzo di Gino Giardino, da questi a sinistra verso Pericone, di nuovo per Gino Giardino, alza la testa Giardina, va a cercare Manfred, fuori gioco, si alza la bandierina del primo assistente, il signor Marinaro, quindi calcio di punizione per il Torino, già battuto alla ricerca di Romeo ma viene anticipato da Giardina. Romeo ex della partita, fino a dicembre era qui a Rio, nelle fila del Riviera Marmi del direttore Ruben Culcasi. Adesso è fermata in fallo laterale questa ennesima azione offensiva, sempre sul lato sinistro da parte dei padroni di casa, con Square che appoggia oltre la linea di bordo campo il pallone all'indirizzo di Lami, ha difficoltà di controllo, ma poi comunque Riviera Marmi che riesce nuovamente a trovare il comando delle operazioni con Gino Giardina per Ricco Bono. Ci prova Ricco Bono, il suo sinistro sorvola la traversa al 15° minuto, scoccato proprio in quest'istante. E quindi rimessa dal fondo per Lizzoni. Respinge il pallone Genna, anzi Perricone, pallone che finisce in fallo laterale. Due squadre che si stanno affrontando senza remora, con il Riviera Marmi comunque che fa valere la territorialità. Squadra di casa sicuramente ha creato qualcosa in più come mole di gioco offensivo, che sono poi sfociate in due conclusioni di Vincenzo Riccobono, il primo al 6° minuto su calcio di punizione e poi pochi secondi addietro a circa 20 metri dalla porta con un sinistro anch'esso però alto sulla traversa. Nell'intermezzo la conclusione ravvicinatissima di Adeyemo con la parata ottima di Grimaldo all'ottavo, ancora convinto, attenzione convinto che poi impalla su se stesso e quindi va a impattare un giocatore, l'arbitro dice che si può proseguire, poi il fallo c'è invece perché c'è anche l'ammonizione per il numero 11 Salone, che ha trattenuto vistosamente l'avversario tra le proteste del pubblico di casa, però giusta la decisione del signor Barbiero di Campobasso, secondo noi naturalmente. E quindi un calcio di punizione per il Troina con Orlando che si occupa della battuta. T-
attende il fischio dell'arbitro, arriva in questo istante, è indietro per De Souza, cambia il fronte di gioco, ma sciabolata a cercare da questa parte, mi sembra proprio Fricano, sì, infatti si trattava del numero 6 del Torino, il pallone comunque impreciso, non riesce a raggiungere l'esterno ennese, quindi fallo laterale per il Riviera Marmi, battuto in questo istante, pallone difeso da Manfresi, porta in avanti Riccobono, è lungo linea ma fuori gioco millimetrico, oserei dire, da parte di Riccobono, che si era portato in avanti aspettando che Manfre attirasse su di lui quanti più giocatori del Troina e riuscisse a servirlo, fermato dall'offside Vincenzo Riccobono questa volta. Calcio di punizione, battuto, lancio lungo sulla tre quarti, spizzica Romeo a cercare il numero 11 Adeyemo, pallone recuperato da Africano sulla sinistra, cerca di ammaestrarlo, lo mette nuovamente verso il centro, subito di prima all'indietro per Orlando, da questi a Silvestri, verticalizza Silvestri all'indirizzo di Melillo, Melillo porta a spasso il pallone, cerca ancora De Souza, riesce a recuperare il possesso palla, De Souza all'indietro per Orlando, da questi a Africano, e ci prova Africano, tiro centrale che non viene bloccato da Grimaudo ma poi allontanato dalla propria difesa, potrebbe essere una opportunità per il Riviera Marmi, ma Silvestri blocca Romeo, scivola poi sul campo bagnato con Vitto, e ancora il Troina in avanti con Adeyemo, si porta sulla sinistra, accentra per Africano, vediamo se prova Africano, no, preferisce restituire la palla al suo compagno di squadra ma viene bloccato, si lotta a metà campo, duro l'intervento su Vincenzo Riccobono e ci sta la munizione anche per Silvestri, scivolata che viene accentuata sicuramente dal viscido sintetico bagnato dalla grandinata che si è abbattuta pochi minuti prima dell'inizio della gara. Sembra nulla di grave per il numero 10 del Riviera Marmi, per Vincenzo Riccobono che si rialza, tocca la sua caviglia destra, sembra tutto a posto per Riccobono. E quindi calcio di punizione per il Riviera Marmi, risultato 0-0 quando siamo arrivati al 19esimo minuto di gioco, 19:49 in questo istante. E Gino Giardina che batte, si fa restituire palla, verticalizzazione a sinistra, l'inserimento di Convitto, mette al centro per Romeo, viene anticipato da Silvestri e poi Square che va via, palla al piede, serve per un compagno sulla fascia destra, non riesce a passare il suggerimento di Melillo e poi Silvestri a spazzare via Romeo che aggancia su Adeyemo, questo dice la palla a Melillo che scivola via però e si perde in fallo laterale beccato dal pubblico di casa Melillo, scusatemi Romeo, qui che ripetiamo ha giocato proprio qui, aggettivi sicuramente non cortesi al suo indirizzo, adesso è Gino Giardina e comunque toglie palla proprio a Romeo, apertura a sinistra per Genna, poi al centro il suggerimento per Manfre, ma c'è ancora l'inserimento di mi sembra Salone, viene esteso, ancora un calcio di punizione, no, non si trattava di Salone, calcio di punizione per il Riviera Marmi sulla tre quarti avversaria, posizione centrale, qui sarà magari azzardato cercare la conclusione verso la porta ma si sposta, era Romeo comunque, è stato steso, dicevamo che era Lamia azzardata a cercare la conclusione ma ci ha provato Gino Giardina, il tiro è risultato centrale ma c'è l'arbitro che ha interrotto l'azione, ora ha notato qualche irregolarità e quindi è da ripetere. Gino Giardina che potrebbe avere una seconda chance se, e potrebbe anche essere pericolosa se riuscisse a indirizzare il pallone in una posizione difficile da raggiungere, infatti adesso preferisce il cross sul secondo palo con
Romeo che non riesce invece a deviare verso lo specchio della porta, quindi si tratta di una semplice rimessa dal fondo per Lizzoni. Ancora reti inviolate, questo Riviera Marmi Troina, 22esimo minuto di gioco del primo tempo, e possiamo confermare quanto abbiamo detto poco addietro. Riviera Marmi che sfrutta il dominio territoriale e la Troina che comunque ha avuto una buona occasione all'ottavo con Adeyemo. Adesso ancora Square sulla destra e mette al centro, ma è corto il suo suggerimento e quindi Salone se ne possessa, appoggia indietro subito, spazza via la difesa della squadra di casa, ma poi è il numero 2 russo del Troina che mette in fallo laterale. Jen si occupa della battuta lungo linea. Fallo ancora una volta su Manfre e quindi calcio di punizione nella zona centrale del campo. Genna che appoggia all'indietro su Perricone, da questi a Gino Giardina. Tra i due l'inserimento di Vincenzo Salone, classe 97. Giardina a destra per Barcellona, però sbaglia, viene preso in controtempo il giovane 99 del Riviera Marmi, schierato oggi da Melillo sin dall'inizio come esterno basso sulla corsia di destra, ed è proprio lui a parare adesso. Fricano riesce comunque ad appoggiare su De Souza, ancora De Souza in possesso palla, e poi c'è il lungo rilancio da parte del numero 8 Lami, pallone recuperato da Lizzoni, subito appoggiato all'indirizzo del suo compagno del reparto difensivo. Adesso Silvestri, si riparte da dietro per il Troina, apre a sinistra per Orlando, il pressing di Ricco Bono si fa vedere e lo trova Fricano, mentre al centro per Tuninetti, ma la sua verticalizzazione viene intercettata dalla difesa di casa, poi appoggia all'indietro per Grimaudo, subito con i piedi il portiere Rivera Marmi, c'è Square sulla sinistra, gli ruba palla convinto, gamba un po' troppo alta, ma non è fallo, è soltanto rimessa laterale a favore proprio del Riviera Marmi. Sembra trovare qualche difficoltà negli ultimi minuti sulla corsia di sinistra, dove prima convitto era quasi libero di fare ciò che desiderava. Adesso invece hanno chiuso quei varchi i difensori del Troina, difficoltà per Robertino Convitto, infatti si è un po' spenta la linfa in attacco del Riviera Marmi da 5 minuti a questa parte. Siamo al 25esimo minuto di gioco, scoccato da pochi secondi, e ancora Troina all'indietro con Silvestri, ancora nuovamente verso Orlando, fermo Orlando, appoggia corto per De Souza, da questi al numero 10 Melillo, e non riesce poi a restituire il pallone a De Souza, scontro ma non c'è fallo, lascia proseguire l'arbitro. Qua invece ci sta la punizione per il Riviera Marmi. Attenzione Silvestri che è già ammonito. Questa volta il fallo c'è stato, sicuramente non violento come quello in precedenza su Ricco Bono, è stato sempre sul numero 10 del Riviera Marmi. Calcio di punizione che Ricco Bono preferisce appoggiare all'indietro su Pericone. Spunta il sole sul comunale di Cornino. Ha convinto la sua verticalizzazione, Murata, Romeo apre a sinistra per Adeyemo. Adeyemo si accentra, preferisce servire dall'altra parte del campo verso Square, lunga falcata del numero 7 del Riviera Marmi che cerca ancora Adeyemo ma sbaglia il controllo di palla. Il giocatore del Troina dà la possibilità a Riviera Marmi di ripartire con Convitto che temporeggia per permettere ai suoi compagni di riprendere posizione. Ricco Bono messo a terra e cade a terra con palla distante. Adesso il pallone che raggiunge Grimaudo e Ricco Bono che si rivolge al primo assistente, il signor Marinaro. Palla lontana, sicuramente un contatto con un giocatore del Troina. Adesso Riviera Marmi che fraseggia per vie orizzontali in zona difensiva, Gino Giardina da questi a Perricone.
apertura a cercare Vincenzo Riccobono, viene anticipato da Africano, ma Riccobono, che poi di petta e di testa riesce a servire verso Lamia, e la conclusione del numero 8 della Riviera Marmi, comunque innocua, con un intervento apparecchio facile da parte di Lizzoni, che subito mette in gioco sulla destra, si ferma il giocatore del Troina, pallone verso Romeo Adeyemo che era alle sue spalle, viene anticipato, e quindi Barcellona e la verticalizzazione, giocatori del Riviera Marmi, che non viene raccolta da Romeo, e quindi ancora una volta il Troina che può costruire con Melillo. Romeo non trova alla sua sinistra Adeyemo, che si era fermato parecchi metri più in là, e quindi palla persa dagli ospiti. Ancora Lamia che cerca di innestare Convitto sulla fascia sinistra. C'è un calcio, momento di stassi adesso nella gara, con le due squadre che si affrontano prevalentemente a metà campo, non trovando più sbocchi, ma soprattutto Riviera Marmi che ha perso lo smalto della fase iniziale. Adesso Riccobono che sulla corsia opposta, ossia a sinistra rispetto allo schieramento di inizio partita, sicuramente portato lì dalla posizione del pallone. Poi Riviera Marmi che adesso sbaglia, cosa abbastanza semplice come questo suggerimento per Salone, e regala il possesso palla agli ospiti. Insomma, Riviera Marmi che sta accusando forse il recupero del Troina, soprattutto l'ottimo ripiego difensivo a parte della squadra di Pagana. Se Gino Giardina che viene prestato ad Adeyemo, e poi l'ultimo a toccarle è proprio Gino Giardina che era caduto a terra e cercava lui la rimessa dal fondo, e invece gli è costato un corner, il secondo della gara, questa volta alla parte opposta. Ambedue calci d'angolo per il Troina, va a batterlo Melillo, c'è accanto ad Adeyemo, serve infatti il numero 11, resiste palla a Melillo, si aspetta il cross, arriva in questo istante ma il cross è troppo lungo, insegue il pallone russo, riesce a bloccarlo prima che esca, quindi andiamo per Silvestri verso il centro dell'area, allontana Gino Giardina ma il pallone che rimane lì, Adeyemo, Gino Giardina che fa da scudo, e poi Melillo non trova spazio, porta all'indietro con sé la palla, riesce a servire Adeyemo da questi per il numero 4 che prova il cross murato, pallone ancora per Adeyemo, è stato Tuninetti a provare la conclusione, rilanciata la sfera, Romeo che combatte con Orlando nel cerchio di metà campo, ma l'arbitro Barbiero vede il fallo commesso da Romeo e quindi calcio di punizione per il Troina, battuto adesso da Silvestri all'indirizzo di Melillo, e comunque Barcellona che lo anticipa di testa, e poi quasi uno scontro fra De Souza e Salone, pallone in fallo laterale già battuto, ancora il Troina verticalizza Tuninetti, l'apertura a sinistra per Melillo, il destro di Melillo e Perricone che allontana, pallone che rimane davanti l'area di rigore del Riviera Marmi fin quando l'arbitro Barbero non vede un gioco pericoloso da parte dei giocatori ospiti, e quindi calcio di punizione per la Riviera Marmi. 30 minuti e 47 secondi di gioco, 0-0 con l'ultimo quarto d'ora che ha regalato molte meno emozioni rispetto al quarto d'ora iniziale di questo big match della terza giornata tra Riviera Marmi e Troina, adesso allungato troppo da parte dei padroni di casa, finisce sul fondo, anzi no, è fallo laterale, pallone che aveva oltrepassato la linea laterale del rettangolo di gioco, quindi rimessa con le mani effettuata in questo istante, Square che comanda di petto, poi cerca la rovesciata ma si porta anche lui il pallone oltre il bordo campo, e quindi la rimessa con le mani questa volta per il Riviera Marmi. Riccobono attaccato subito quando Riccobono è in possesso palla dai giocatori del Troina, Romeo che combatte tra due, cadono a terra, l'arbitro lascia proseguire, cade a terra invece mi sembra Salone, anzi no, finisce a terra un giocatore del Riviera Marmi,
quindi calcio di punizione dalla posizione laterale per la squadra di casa. Si trattava di Genna, Alessio Genna, è stato lui a subire il fallo. Si occupa Gino Giardina della battuta, il suo destro, sarà una parabola verso il centro dell'area, ma c'è anche Vincenzo Riccobono con il sinistro. Ancora due soluzioni, vediamo quale sarà quella scelta, la finta di Giardina, Riccobono con il sinistro, e poi si alza la bandierina dell'assistente segnalando la posizione di offside degli attaccanti del Riviera Marmi, ferma il gioco. Al 33esimo minuto, 0-0 il risultato tra Riviera Marmi e Troina, con Lizzoni che si occupa della battuta di questo calcio di punizione, anzi no, ma la posizione è all'interno dell'area di rigore, alla fine va bene così. Vediamo se finalmente si può battere questo calcio di punizione, tutti schierati in avanti i giocatori del Troina, con Adiemo che si è accentrato, fa da spalla a Romeo come seconda punta. Ancora Melillo, riesce a saltare un avversario, si deve fermare invece davanti a Salone. Così indietro per Genna, da Genna per Grimaudo che subito con i piedi allontana. Proprio Genna a recuperare la palla, andare via sulla corsia di sinistra, indirizzare verso Convitto, ma viene anticipato da Russo. E riparte il difensore del Troina, davanti a sé però trova Lamia che lo ferma bene, Convitto sulla sinistra, scatta anche Romeo, attenzione all'offside. È Convitto che preferisce per Riccobono il tiro di Convitto, si spegne sulla sinistra, scivolato Riccobono, ma è riuscito a tenere il pallone lì per l'arrivo del suo compagno di squadra che non ci ha pensato due volte. Pallone che però è uscito di poco alla sinistra di Lizzoni. E riescono così a riscaldare le mani in questo freddo pomeriggio invernale, e gli spettatori tifosi naturalmente del Riviera Marmi che siedono qua nella tribuna del comunale di Cornino. 34esimo minuto di gioco, la conclusione di Riccobono, scusatemi, di Convitto. Allora adesso che si alza a campanile, salta Riccobono, altezza sicuramente non è la sua dote migliore, il gioco aereo, e quindi il Troina che prova nuovamente con Fricano sulla sinistra, appoggiano per De Souza. C'è l'intervento falloso sul numero 8 del Troina, ma poi il pallone era finito fuori e quindi rimessa laterale con Orlando che cerca di sfondare, oltrepassa la resistenza di Riccobono, riesce a servire su Melillo, vertice dell'area rigore, Melillo prova il destro centrale, risponde così il Troina alla conclusione di Convitto di un minuto addietro con questo tiro di Melillo. Lancio lungo, Romeo non arriva a spizzicare, alle sue spalle c'era ben appostato Silvestri, si lotta in un fazzoletto di terra e poi alla fine il pallone è messo in avanti ai giocatori del Troino, ma Romeo era distante. Adesso si sono invertiti, mi sembra, con Romeo a sinistra e Demo a destra. È arrivato l'ordine dalla panchina dove siede Giuseppe Pagana. Calcio di punizione per gli ospiti all'interno del cerchio di metà campo, battuto in questo istante, riesce in qualche modo Orlando a bloccare il pallone, lo serve su Melillo, De Souza su di lui, l'intervento di Castiglione che riesce a mettere, anzi no, è Lamia che riesce a mettere a terra. Sì. E poi suggerimento in avanti, scatta sulla sinistra Convitto, vediamo se riesce, ma sì, mantiene il possesso di palla, ha preso la possibilità, è il gol di Convitto, gol di Robertino Convitto, 1-0 per il Riviera Marmi, ma è stato lui, è stato Genna a rincorrersi all'interno dell'area di rigore e a servire il pallone per Roberto Convitto che sblocca così il risultato. Ci aveva provato due minuti addietro l'esterno del Riviera Marmi alla sua seconda presenza con il Riviera Marmi, con la squadra di Custonaci, riesce a siglare la sua prima rete. Roberto Convitto, rientrato da un lungo periodo di degenza,
decisivo il suo ingresso in gioco, ingresso in squadra con questo gol che adesso sicuramente aprirà un'altra fase del match con il Troina, che non vorrà naturalmente mantenere questo risultato e potrebbe offrire spazi alle ripartenze veloci sia di Convitto che di Riccobono sugli esterni del Riviera Marmi. Melillo, possesso palla, cerca di Emo, blocca con il petto, non si aiuta con le mani, dice l'arbitro, è Convitto che gli porta via palla, poi si deve fermare davanti a Square, da questo Toninetti, la verticalizzazione a cercare Adeyemo, esterno destro, poggia nuovamente all'indietro su Square e viene fermato in fallo laterale a pochi passi dalla bandierina del calcio d'angolo. In questo istante la rovesciata poi di Salone che allontana Romeo, che non riesce ad agganciare di testa, deve essere stato Silvestri ad allontanare, poi il recupero di Russo che appoggia proprio verso Silvestri, da questo all'indietro ad alleggerire la pressione su Lizzoni, il pallone adesso toccato da De Souza ma gli viene rubato da un giocatore del Riviera Marmi, esattamente da Lamia, ma troppo lungo poi il suo tocco e quindi Lizzoni che rimette nuovamente la sfera verso i piedi dei suoi compagni difensivi. E adesso con Silvestri cerca ordine nella sua manovra il Troina. De Souza e poi Melillo, sposta a sinistra l'azione del Troina, si accentra però Melillo, cerca Adeyemo, viene bloccato bene da parte di Castiglione e può ripartire così Riviera Marmi con Convitto che elude l'intervento di un primo avversario, si accentra Convitto, c'è Riccobono, lo vede, viene anticipato Riccobono, il pallone è recuperato comunque da Lamia che lo seguiva alle sue spalle, apre a sinistra per Pericone che deve sganciarsi alla sua posizione difensiva, non riesce a giocare il pallone per Ricone, lo perde con l'intervento di Adeyemo e quindi Troina, attenzione, è veloce la ripartenza della squadra ennese ma recuperano bene posizione i giocatori di Riviera Marmi. Adesso De Souza nel cerchio di metà campo, guarda il posizionamento dei compagni, preferisce servire a destra verso Square, bloccato il traversone di Square ma subito Toninetti, da questo al numero 10 Melillo che si è spostato a destra e fino a pochi secondi addietro qua, sotto la nostra postazione, ossia sul versante sinistro del fronte d'attacco ennese, rimessa con le mani Russo a Melillo, Russo verso Toninetti, cerca un varco verso l'area di rigore e fuori gioco. C'è la posizione di offside segnalata sicuramente a Romeo e quindi calcio di punizione. 40 minuti e 26 secondi di gioco, 1-0 per il Riviera Marmi. Il gol di Convitto al 36esimo dopo un'incursione in area sulla sinistra di Genna, il passaggio per il numero 7 che non ha sbagliato, indirizzando sul secondo palo, battendo così Lizzoni che poco poteva fare. Invece l'altro portiere Grimaudo adesso che batte con i piedi, Romeo che riesce ad agganciare questa volta e resistere all'attacco iniziale di due giocatori, poi si fa aiutare dai suoi compagni, ma comunque Riviera Marmi che perde il possesso palla. Africano subito in avanti a cercare il numero 10 Melillo, ma è Claudio Lamia che vede lo scatto di Convitto, lo serve, su di lui si sposta Silvestri, ha davanti a sé Silvestri, Convitto allunga il passo del pallone ma lo allunga troppo oltre la linea di fondo campo. Lizzoni porta avanti palla a Toninetti, viene restituita, preferisce aprire a sinistra dove era solo Africano, però il passaggio è sbagliato, un Fricano che non riesce a recuperare posizione e quindi pallone che si perde in fallo laterale per la battuta di Daniele Barcellona. 6-99 verso Riccobono, anticipato Riccobono, poi Adeyemo,
E adesso De Sousa che riesce a eludere l'intervento di Castiglione. L'apertura tutto a destra per Square. Square da questi a Romeo. Vertice dell'area di rigore. Appoggia all'indietro per Melillo. Melillo ha davanti a sé due avversari, riesce a fare filtrare il pallone per Toninetti, poi bloccato dal muro della difesa del Riviera Marmi con Convitto che parte nuovamente sulla sinistra. Adesso è Romeo, pallone nuovamente verso il centro, lo porta con sé Romeo, non può intervenire con le mani Lizzardi, però Lizzoni, ma protegge bene Silvestri, riescono così a sbrogliare una matassa che sembrava abbastanza difficile. I giocatori della retroguardia del Troina. Troina che adesso prova a distendersi nuovamente dalla destra. Melillo al centro per Adeyemo, lasciato solo il numero 11. Lo scatto, attenzione alla possibilità del tiro e il pareggio del Troina. Il pareggio del Troina che arriva al 43esimo con Adeyemo. E qui la difesa del Riviera Marmi non ha poche colpe, perché gli è stato permesso a Adeyemo proprio di sfondare centralmente e poi indirizzare sul secondo palo, battendo così Grimaudo. Leggerezza difensiva dei padroni di casa, che dopo il gol di Convitto sembravano aver mantenuto un'ottima concentrazione. Ma questa volta la coppia centrale Pericone e Giardina ha permesso l'inserimento del numero 11 del Troina e acciuffare così il pareggio. Proprio Gino Giardina, adesso con Salone che è costretto ad appoggiare all'indietro, Salone e Lamia, i due centrali della squadra, i due mediani della squadra di Vincenzo Melillo. Bella partita finora, state seguendo con le immagini di Alberto Di Paola. Enrico Bona in posizione centrale, c'è questo suggerimento per Romeo, viene anticipato, attenzione, ancora possibilità però per il Troina, che Fricano adesso serve a De Meio e chiede lo scambio, si chiude il triangolo, non c'è fuori gioco e quindi Fricano che cerca anche il contatto con un giocatore, alla fine l'arbitro non assegna il calcio di punizione. Nuovamente Fricano verso il centro dell'area, il pallone che attraversa tutto lo specchio della porta, Romeo in parecchio ritardo, non arriva all'appuntamento con la sfera che si perde così oltre la linea di fondo campo. Temperatura abbastanza rigida, siamo sui 10 gradi al comunale di Cornino e scocca in questo istante il 45esimo minuto di gioco e l'arbitro non assegna nessun recupero e manda le due squadre negli spogliatoi con il risultato di 1-1. Il gol di Convitto che ha approfittato di una percussione di Genna dalla fascia sinistra per battere Lizzoni e al 43esimo Adeyemo invece che ha approfittato di una dormita della difesa del Riviera Marmi riuscendo a sfondare per via centrale con un preciso diagonale battere Grimaudo. Quindi 1-1 alla fine dei primi 45 minuti e noi ci rivediamo qui tra pochissimo per l'inizio del secondo tempo di Riviera Marmi Troina. Tutto pronto per la ripresa del gioco al comunale di Cornino tra Riviera Marmi e Troina, le squadre che sono rientrate dagli spogliatoi e tutto pronto per la battuta del calcio d'inizio di questa seconda frazione, la prima che si è chiusa sul punteggio di 1-1 con il gol di Roberto Convitto che ha portato in vantaggio la squadra di casa al 36esimo sfruttando l'incursione di Genna dalla fascia sinistra e poi al 43esimo il pareggio della Troina con Adeyemo che ha sfondato centralmente, battuto Grimaudo con un preciso diagonale. Le squadre come vedete saltellano i giocatori anche per riscaldarsi, temperatura ghiacciata, un altro breve acquazzone si è abbattuto proprio durante l'intervallo dopo quello che ha preceduto l'inizio della gara con tanta grandine che hanno ricoperto di una
Coltrebianca, il sintetico di Cornino. Rivera Marmi che ha battuto il calcio d'inizio, quindi 1-1, si gioca da 14 secondi, subito in avanti per Convitto, l'autore del gol, che cercava di servire il suo compagno di attacco Manfre, ma il pallone viene bloccato dalla spalla di un giocatore del Troina. Poi gioco fermo, Manfre che commette fallo Silvestri, calcio di punizione per gli ospiti, già battuto, Melillo in possesso di palla, davanti a sé Claudio Lamia, ancora il Troina che cerca una verticalizzazione allungando però troppo il lancio, e quindi pallone che non viene raggiunto da nessuno dei due, tra Adeyemo e Romeo, e pallone quindi che va in rimessa dal fondo con Grimaud che si appresta alla battuta con i piedi. Rivera Marmi e Troina, due squadre in piena zona playoff, quindi questo rappresenta il big match, il match clou di questa terza giornata del campionato di ritorno, il campionato di eccellenza. Le immagini di Alberto Di Paolo e il commento di Peppe Caruso. Ancora il Troina sulla sinistra con Square e viene steso a terra, calcio di rigore per il Troina, con Square che si era incuneato in aria, nell'area avversaria, è stato steso l'arbitro Barbiero della sezione di Campobasso, non ha avuto alcun dubbio e quindi ha segnato il calcio di rigore, il penalty al Troina, e si apre con una forte emozione quindi la seconda frazione di gioco e si porta sul dischetto Melillo, davanti a sé Grimaudo, difesa del Riviera Marmi abbastanza responsabile su gol del pareggio. Adesso parte Melillo, la sua rincorsa e la palla alta sulla traversa, spreca la più ghiotta occasione qui adesso il Troina con Melillo che spara alto, e quindi rimane il punteggio di 1-1 durante il terzo minuto di gioco della ripresa, quindi al 48esimo Melillo che sbaglia questo calcio di rigore. Tra le urla di gioia naturalmente dei tifosi di Riviera Marmi accomodati qua sulla tribuna del comunale di Cornino, ma Troina in maglia gialla che attacca dalla sinistra alla destra che non desiste. Riviera Marmi che sembra essere rimasto negli spogliatoi, il cross e la posizione di offside di Adeyemo che aveva staccato di testa quel pallone che era entrato in porta, toccato da Grimaldo, ma il gioco già era stato fermato. Sicuramente deve intervenire Vincenzo Melillo a scuotere la sua squadra, perché questo sicuramente non è un atteggiamento che può in qualche modo gratificare la società di Cusonaci. Adesso è proprio Convitto che si sposta sulla fascia destra, non riesce a saltare il suo diretto avversario. Quindi sono gli ospiti con Melillo che lancia subito in avanti per l'ex Romeo. Romeo sulla sinistra, c'è De Meio al centro, Romeo punta il numero 4 e Rivera Marmi, si porta il pallone sul destro, sia il suo ex compagno di squadra Pericone, si porta il pallone sul destro, fa partire il tiro che viene deviato in calcio d'angolo. Rivera Marmi che non ha battuto neanche un corner fino adesso, questo se ricordiamo bene il terzo della gara, tutti e tre a favore del Troina che ha sprecato 2 minuti addietro il calcio di rigore con Melillo sparando alto sulla porta difesa da Grimaudo. Tutto pronto per la battuta che avviene in questo istante, il pallone direttamente fuori, chiamano il calcio d'angolo i giocatori del Troina, così è, quindi c'è stata la deviazione di un giocatore del Riviera Marmi. Pallone per Adeyemo verso il centro per Square,
ma chiude bene questa volta la maglia difensiva il Riviera Marmi con Ricco Bono che prova a lanciarsi sulla destra, scivola e non riesce invece a suggerire per Manfre. Esce dalla propria area di rigore Lizzoni per appoggiare ai suoi compagni, difesa del Troina con tre elementi e i due esterni Square e Fricano che la compongono a 5 in fase di non possesso palla, e mentre stanno alti sulle fasce in fase di costruzione perde palla il centrocampo del Troina con Lamia che apre a destra per Ricco Bono. Il gioco di gambe di Ricco Bono riesce in qualche modo a servire, mi sembra, Castiglione, da questi all'indietro e poi a sinistra per Barcellona. La verticalizzazione a cercare Vincenzo Ricco Bono, buono il suo stop davanti a Se Square, vediamo il suo sinistro, parte adesso il cross direttamente indirizzato verso Lizzoni con un intervento di Roberto Convitto, poi una stretta di mano tra i due. Troina avanti, pallone per Adeyemo, cerca il supporto in un compagno, lo ha trovato in Melillo, poi all'indietro per il numero 6 Fricano. Non è spedito in avanti, forse si aiuta con le mani Manfre. Adesso Vincenzo Riccobono che subito lancia verso via centrale, Manfre che arriva ma Silvestri che lo ferma e c'è il giallo, no, non è Silvestri bensì il numero 2 Russo, perché Silvestri era stato già precedentemente ammonito. Quindi intervento duro di Russo su Manfre, calcio di punizione per il Riviera Marmi. La posizione centrale come 45 minuti di gioco addietro ha approfittato il Riviera Marmi, era il sesto del primo tempo e bene o male siamo lì con un tiro di Ricco Bono che ha sfiorato il legno superiore della porta di Lizzoni. Vediamo chi si occuperà del tiro perché rimane in prossimità della palla Ricco Bono, ma c'è anche Claudio Lamia, c'è anche Gino Giardina, diverse soluzioni. Potrebbe essere un tiro di destro di potenza da parte di Gino Giardina che altre volte ha pure centrato il bersaglio, o ancora un sinistro di Vincenzo Ricco Bono. Parte Claudio Lamia, il suo tiro centrale para Lizzoni. La terza soluzione era quella di Lamia, il suo destro parato da Lizzoni che subito rimette in gioco il pallone che oltrepassa il settore mediano del Riviera Marmi, ma si spegne in rimessa laterale, la zona arretrata della squadra di casa che sembra negli ultimi minuti aver recuperato quella concentrazione necessaria dopo il rigore sbagliato dal Troina. Ancora Riviera Marmi, il lancio per Convitto centrale, ma chiude bene Silvestri questa volta, interviene Barcellona, fermato di Barcellona da Tumminelli in modo regolamentare, anche se il numero 2 rimane a terra. C'è a terra anche Claudio Lamia, due giocatori del Riviera Marmi, e quindi il pallone che viene appoggiato in fallo laterale per permettere l'intervento dei sanitari della squadra di casa, sanitario che è uno e si dovrà dividere tra Lamia che sembra forse aver avuto la peggio rispetto a Barcellona, che adesso viene confortato da Roberto Convitto. Gioco fermo 1-1 il risultato al 54esimo minuto di gioco, mentre agli altri campi arriva notizia che la partita tra Mussomeli e Paceco è stata rinviata per impraticabilità del fondocampo, come anche Castelbuono Mazzara. Quindi queste due squadre che inseguono la capolista Paceco hanno la possibilità di dare una svolta, di segnare il cammino verso l'inseguimento della capolista. Ricordiamo che il Troina deve recuperare una partita contro la Parmon Valle che si giocherà il 25 gennaio
mentre il 18 gennaio, condizioni climatiche permettendo a questo punto, perché è stata rinviata anche in quell'occasione il ritorno alla semifinale tra Mussomeli e Troina, con il Troina che si era aggiudicata l'andata per 2-0 con i gol di Melillo e di Romeo. Calcio di punizione quindi per il Riviera Marmi, con Gino Giardina che è indirizzato verso Ricco Bono. Il pallone è troppo alto, con il fantasista del Riviera Marmi che non riesce ad agganciarlo. Si vociferava di un eventuale passaggio degli ex giocatori del Marsala, perlomeno di un ritorno degli ex giocatori del Marsala alla corte di Luigi Vinci. Luigi Vinci che poi ha preso le redini del sodalizio azzurro a chiusura di mercato dicembrino, quindi tutti sono rimasti ai loro posti. Adeyemo che prova ancora a sfondare, questa volta si allarga sulla sinistra, Square cerca il triangolo, si chiude, pallone verso il centro, la deviazione e poi palla che finisce in rete, e c'è il vantaggio del Troina, che forse è il gol dell'ex Romeo, che viene qui sotto la tribuna a zittire tutti e naturalmente non fa altro che aizzare adesso gli animi. Chiaramente è un comportamento abbastanza discutibile quello del centravanti del Troina, che ha militato qui proprio a Custonaci fino al mercato dicembrino. C'è Fricano adesso che cerca di allontanarlo e viene anche ammonito Romeo per eccessivo entusiasmo. Sentite forse anche in sottofondo gli epiteti che vengono rivolti nei confronti del numero 9 del Troina, che ha lasciato comunque, non si è separato nel migliore dei modi dalla società del Riviera Marmi, e ancora continuano gli insulti nei confronti di Romeo. Va a discutere anche Claudio Lamia. Intanto la cosa importante è che al 56esimo Romeo porta in vantaggio il Troina dopo una confusa azione nell'area di rigore del Riviera Marmi, squadra di casa che adesso è costretta a rimontare. Dicevamo prima di un Riviera Marmi che soprattutto nei primi minuti di questa ripresa sembrava essere rimasto negli spogliatoi, per poi cercare di recuperare la concentrazione necessaria, ma anche in questo caso non si è riuscito a spazzare via la propria area di rigore da una palla velenosissima che alla fine si è insaccata alle spalle di Grimaudo per il vantaggio 2-1 del Troina qui a Custonaci su Riviera Marmi. Adesso l'intervento a dietro di Adeyemo sul numero 2 Barcellona lascia proseguire la terna arbitrale, con Vitto che cercava il taglio per Ricco Bono, respinto, ma dall'altra parte Barcellona, anzi era Genna, e Genna che è ancora rimasto a terra, con Adeyemo che se ne ravvede, accompagna il pallone in fallo laterale. È rimasto a terra il numero 3 della Riviera Marmi, toccato da Adeyemo, e ancora continuano le proteste, diciamo così, veementi del pubblico, che non è numerosissimo, però si fa sentire, il pubblico di Custonaci, supporters naturalmente di Riviera Marmi. Adesso l'arbitro chiama l'intervento dei sanitari, quindi questo accumulerà naturalmente minuti di recupero alla fine di questa seconda frazione di gioco, che ripetiamo vede il Troina condurre per 2-1 dopo che lo stesso Troina aveva fallito un calcio di rigore al secondo minuto di questa ripresa, con Melillo che ha calciato alto. Che è considerevole, come a benché il gol ormai sia trascorso da diversi minuti, ma sono soprattutto le voci del pubblico femminile a farsi sentire nei confronti di Romeo. Comunque avevamo visto bene all'inizio, è stato Daniele Barcellona ad essere esteso, e sono invertite le fasce tra Barcellona e Genna, forse appunto per Barcellona cercare di fermare la corrente di Emo, che
anche se in modo incostante, è stato una spina nel fianco per il Riviera Marmara. Adesso Melillo apre per Square dall'altra parte, ha invertiti anche gli esterni del Troina con Fricano che adesso è spostato a destra e Square a sinistra. Attenzione, arriva il suggerimento per il Troina, ancora la possibilità e viene sprecata con Convitto che allontana in direzione di Riccobono, ha davanti a sé De Sosa. Riccobono si ferma il sinistro a cercare l'inserimento di Manfre, ma il pallone è troppo lungo con Lizzoni che interviene senza nessun problema e appoggia con le mani all'indirizzo del suo compagno di squadra Russo. Stia al centro, pallone restituito a Russo per Fricano, lungo linea, preferisce il lancio lungo a cercare proprio Romeo che stacca di testa, riesce ad appoggiare per Adeyemo. Adeyemo spinto forse un po' da dietro da parte di Barcellona, e qui l'operazione di Melillo di invertire due esterni ha funzionato, ma attenzione, ancora Troina in avanti con Fricano. Fricano punta l'uomo, prova la conclusione Fricano, ma lì era chiuso dal corpo di Perricone, quindi nulla da fare. Pallone fuori al 61esimo minuto di gioco, la conclusione di Fricano fuori. Riviera Marmi che sembra non aver recuperato lo shock del secondo gol. Pericone all'indietro per Grimaudo, pallone rinviato da Grimaudo che finisce direttamente verso una delle due panchine. Fallo laterale già battuto, qualche difficoltà di controllo per il giocatore del Troina, ma alla fine riesce ad appoggiare su un suo compagno, si trattava di Toninetti. Pallone all'indirizzo di Russo, verticalizza, interviene arretrando Adeyemo, la pallone recuperato dal centrocampo della Riviera Marmi, l'apertura a destra per Riccobono che pallone spizzicato da un difensore del Troina, e quindi calcio d'angolo. E se la memoria non ci inganna, questo è il primo corner della gara per il Riviera Marmi. Sarà dalla sinistra della porta di Lizzoni, quindi obbligatorio la battuta da parte di Vincenzo Riccobono con il suo tiro mancino che in passato ha anche indirizzato in fondo alla rete, ma adesso il vento è contrario, quindi sarà difficile ripetersi, e infatti il pallone viene catturato tranquillamente da Lizzoni che lo mantiene aspettando che i suoi compagni riprendano posizione, poi effettua questo rilancio di Emo, lo stop buono con Square, spostato a destra adesso davanti a sé Barcellona, lo punta Square, entra in area di rigore, dietro di sé c'è l'ex Romeo ma cerca il fondo, attenzione alla possibilità, il tiro di sinistro con Grimaudo che para con il corpo, ancora una volta si è fatta trafiggere come una lama nel burro la difesa del Riviera Marmi, e qui Melillo dovrebbe veramente intervenire, farsi sentire, anche perché nel reparto offensivo la squadra di Custonaci non ha creato alcunché in questa ripresa, anzi ha subito appunto da parte del Troina che ancora governa palla. Una di Emo potrebbe cercare il tiro, alla fine perde la palla scontrandosi con Salone, da terra va via, sguscia via Riccobono alla destra, viene inseguito, toccato forse da dietro e sventola infatti il secondo assistente, ossia il signor La Monica di Palermo, per segnalare questo intervento falloso ai danni di Vincenzo Riccobono. Nel frattempo ricomincia a piovere qui a Custonaci, 2-1 il risultato per il Troino e per il Troina. Al 56esimo la portata in vantaggio la squadra ennese, l'ex Romeo, numero 2, Barcellona ancora a destra, ma non c'è nessuno dei suoi perché Riccobono si era centrato e quindi insegue la palla e la recupera senza farla finire in rimessa dal fondo Square, lancia in avanti Romeo, appoggia all'indietro ma interviene il centrocampo del Riviera Marmi esattamente con Salone, gli porta via palla e Salone che deve combattere, ma questa volta è sfortunato il centrocampista verde-nero e quindi è Romeo che mantiene il possesso di palla con due avversari davanti, riesce a scaricare all'indietro per il numero 8 De Sosa, arriva pure Square a dare man forte, il pallone comunque deviato dalla squadra di casa in fallo laterale.
64 i minuti di gioco, ormai 19 di questo secondo tempo, con Riviera Marmi che sembra inerme davanti a un Troina che dopo il gol del pareggio con Adiemot ha innescato sicuramente un'altra marcia. Russo a destra per Fricano, si fa vedere in avanti Romeo ma preferisce appoggiare all'indietro per Tuninetti, e questi ancora per Russo, la sciabolata a cercare l'inserimento di Square, vediamo lo scatto del giocatore di colore che riesce a mantenere il pallone in campo e conquista anche un fallo laterale. Sembra tutto facile per il Troina in questo frangente di gara. È preoccupante la situazione per il Riviera Marmi che ha mandato i suoi uomini a scaldare. Fallo laterale battuto in questo istante, Square restituisce palla al suo compagno che è costretto ad arretrare per il pressing dei giocatori del Riviera Marmi. Pallone adesso per il Troina, attenzione, possibilità ancora, la possibilità del tiro, il gol, arriva il terzo gol del Troina con Melillo, il terzo gol del Troina con Melillo, e qui la situazione adesso per la squadra di casa si fa veramente difficile al 66esimo minuto. Annotiamo sul nostro taccuino il gol di Melillo, sta andando tutto a rotoli per il Riviera Marmi che sta perdendo malamente davanti al proprio pubblico, e nel frattempo Pagana è pronto a effettuare qualche cambio. Si riprende il gioco 3-1 per il Troina. Barcellona, non passa il suo suggerimento, bloccato da Africano che si fa restituire palla, cerca in avanti Romeo che elude l'intervento di Perricone, scatta con Grimaldo che è costretto a uscire dai suoi 16 metri, è in scivolata, anticipa il suo ex compagno di squadra Claudio Lami sull'out di sinistra, indietro per Barcellona. E poi Castiglione che apre a destra, buono l'inserimento di Genna che appoggia su Riccobono, pressing su di lui, ancora Genna, Castiglione a sinistra per Barcellona, cerca di orchestrare il Riviera Marmi e guadagnare metri preziosi. Convitto, il cross di Convitto bloccato in qualche modo un difensore del Riviera Marmi, poi palla allontanata con Perricone che la aggancia sulla linea metà campo, la serva sinistra per Barcellona, cerca lo scatto il numero 2 del Riviera Marmi, viene fermato, modo regolamentare dice l'arbitro, da Africano, e poi è Russo che insegue il pallone, lo spazza via, non aggancia di testa l'ex Romeo, pallone ancora in avanti, Riccobono al centro del campo. Il suggerimento soffice per Barcellona e il cross al centro di Barcellona dopo l'errore di Fricano, il pallone messo in calcio d'angolo ed è pronta, sembra una sostituzione, l'arbitro ha chiamato, sarà una doppia sostituzione da parte del Troina, vediamo chi Pagana deciso di mandare in campo sul vantaggio di 3-1 quando siamo arrivati al 68esimo minuto, anzi 69esimo, scoccato in questo istante. Vediamo se Pagana sicuramente vorrà mantenere questo duplice vantaggio che naturalmente significa 3 punti e nello stesso tempo il scavalcare in classifica il Riviera Marmi, ricordando sempre che Troina ha una partita da recuperare ed esce proprio l'ex della squadra Romeo tra i fischi del pubblico di Cornino, vediamo chi entrerà al suo posto, aspettiamo che il giocatore nuovo entrato ci porga la schiena per annotare il suo numero di maglia, si va a posizionare verso il centro dell'area di rigore,
il calcio d'angolo battuto da Riccobono, ancora una volta con Lizzoni, che riesce a bloccare senza nessuna difficoltà. Lancio all'indirizzo di Melillo, viene deviato in fallo laterale. Lo stesso autore della terza rete, che lascia anzi il compito della battuta africano. Questo per Russo. E poi il numero 4 Tuninetti, che di testa cercava di appoggiare all'indirizzo di Melillo, viene fermato. E il numero 18 Marletta, che entra in campo, si è posizionato nella linea di centrocampo. Vediamo adesso come ha mosso le sue pedine in campo Pagana. Vediamo che Adeyemo va a fare la punta centrale, aiutato a destra da Melillo, ci sembra, o come punta di supporto il numero 10 Melillo. Una difesa a 4 adesso per il Torino, con Square che è sceso nel ruolo di terzino sinistro. Ancora Torino che ruba palla agli avversari nella metà campo, si invola verso l'area avversaria con De Sosa, che viene fermato, però comunque recuperato sulla mediana. Tuninetti a destra, c'è il libero Fricano, lo vede adesso. Si chiudono i varchi, vediamo Fricano, riesce a beccare Adeyemo con un preciso passaggio. Adeyemo, limite dell'aria, attenzione ancora il numero 4 Tuninetti punta la porta, ma poi va indietro per Melillo. La deviazione di Perricone, e questa volta era indirizzata verso la porta la conclusione di Melillo. Pericone, che è riuscito a deviare in fallo laterale, e arriva la risposta di Melillo, allenatore del Riviera Marmi, che manda la mischia Adamo e Mannella. Vediamo chi uscirà. Esce Barcellona e Claudio Lamia, quindi Barcellona fuori, dentro Mannella. Al 72esimo minuto di gioco e dentro Adamo. Pronto per la battuta laterale il Torino, viene effettuato in questo istante. Melillo chiuso nel corner, l'area della bandierina, del calcio d'angolo, porta a spasso il pallone, due giocatori avversari su di lui. Poi qualche parola di troppo, forse, che vola, non è uscito Lamia, bensì è uscito Castiglione. Quindi fuori Barcellona per Mannella, fuori Castiglione per Adamo. Ancora fallo laterale per il Torino, con Russo che si porta in avanti per la battuta. 3-1 il risultato. C'è un'altra sostituzione nel Troina. Adesso vediamo chi è entrato. Il nuovo entrato riceve palla proprio in questo istante. Si tratta, mi sembra, del numero 16, ossia Marullo. È la conclusione di Marletta, il pallone che esce di poco. È entrato Marullo che giocava proprio nel Troina la scorsa stagione, è iniziato invece questa attuale nel Palazzolo, è arrivato proprio da pochi giorni alla corte di Pagana. Subito mandato in campo Marullo. Due sostituzioni quindi fino adesso, con gli inserimenti di Marletta e Marullo per il Torino. Fallo laterale per i padroni di casa. Pallone che termina nuovamente fuori, ma questa volta la rimessa sembra essere per il Torino. Rimessa che si effettua in questo istante. Pallone per Melillo, ma interviene bene
il Riviera Marmi recupera comunque la squadra ennese che adesso fa girare la sfera, l'indirizzo di Russo, la sua verticalizzazione a cercare Square che aggancia di petto, serve su un compagno, c'è il pressing di Salone da quella parte, ma Square ancora in possesso palla, c'è possibilità per il cross, si ferma, preferisce appoggiare ancora all'indietro e poi si ricomincia da Marletta, da questi a Orlando Marletta, deviato il suo suggerimento per Square con Gino Giardina che in rovesciata allontana, si evita il fallo laterale ma non si riesce a mantenere il possesso palla. Altra sostituzione nel Riviera Marmi, esce Roberto Convitto, autore della rete del vantaggio per il Riviera Marmi al 36esimo. E al suo posto dovrebbe essere Guaiana ad entrare in campo. Adesso ci accerteremo sul numero di maglia. Sì, è proprio lui, è Guaiana, quindi forze fresche in attacco. Convitto che, ripetiamo, è rientrato da un lungo infortunio, quindi magari non ha ancora i 90 minuti nelle gambe al 76esimo. Infatti viene sostituito per Guaiana, Convitto che aveva fatto molto bene la parte iniziale del match. Adesso è Mannella che riceve palla, c'è Guaiana sull'out di sinistra, Mannella che appoggia nei confronti di Lamia, si fa vedere Guaiana ma si ferma Claudio Lamia, indirizza per Riccobono il suo colpo di testa verso il centro per Manfre, ma non è preciso, Manfre non riesce ad agganciare, quindi Lizzoni che aggancia senza problemi, forse con la mano Guaiana, ma adesso l'intervento abbastanza deciso di Mannella sul suo avversario, pallone alla fine in fallo laterale, lascia proseguire l'arbitro. Adamo indietro per Pericone, questi per Gino Giardina, apre a destra per Genna, ancora l'indietro per Giardina, Pericone, vediamo che effettua pressing sul centrale difensivo del Riviera Marmi, Mannella in avanti per il nuovo entrato Guaiana, viene fermato da Africano che si accentra però lì in un vicolo, alla fine riesce all'inizio a sbrogliare ma interviene Riccobono che serve a destra per Genna, su di lui Square, ottimo il suo recupero e poi un batti ribatti, pallone che rimane lì, Africano spazza via in fallo laterale. 3-1 il risultato a vantaggio del Troina quando siamo al 77esimo minuto di gioco. Ricordiamo i gol al 36esimo nel primo tempo di Convitto, al 43esimo Adeyemo riporta la situazione in parità. Abbiamo notato anche come al 48esimo Melillo ha sbagliato il decisivo calcio di rigore, ma poi Romeo, il gol dell'ex al 56esimo, adesso netta posizione di fuorigioco da parte di Adeyemo. Dicevamo Romeo al 56esimo e Melillo al 66esimo per il 3-1 che governa questo big match della terza giornata di ritorno del campionato di eccellenza Gironea 2016-2017 tra Riviera Marmi e Troina, con gli ospiti naturalmente in vantaggio per l'elenco delle reti che vi ho prima citato. Fallo laterale guadagnato a Riviera Marmi in posizione d'attacco con Mannella, l'effetto a Claudio Lamia, viene anticipato, chiama il fallo ma non ce n'è, dice l'arbitro Barbieri alla sezione di campo basso, e poi cercava lo scatto Melillo che viene fermato in fallo laterale da parte di Franco Adamo, classe 99, subentrato pochi minuti addietro a posto di Castiglione. Africano con le mani verso numero 18 Marletta, adesso sbagliato il passaggio di ritorno verso Marletta, ne approfitta Riviera Marmi, si stende a sinistra con Claudio Lamia davanti a Serusso, Lamia il suo destro, il traversone troppo forte che si spegne mestamente dalla parte opposta in fallo laterale. Riviera Marmi che dovrebbe usare un po' più di concentrazione magari, o perlomeno ritrovare quella concentrazione necessaria per uscire da una
situazione paludosa come questa, un 3-1. Adesso ci provano con questo tiro da fuori che sicuramente non può impensierire Lizzoni. Dicevamo una situazione abbastanza difficile, questo 3-1, e mancano 10 minuti più recupero alla fine del match. Riccobono per Lamia, subito in avanti, cercava l'inserimento lo stesso Riccobono, ma non si chiude il triangolo e quindi sono le maglie gialle del Troina che possono costruire nuovamente, ma sono consci del doppio vantaggio. Adeyemo per il numero 16 Manurullo, ancora per Adeyemo, deve arretrare il giocatore di colore. Da questi per Marletta, Adeyemo cercava il square sulla sinistra, poi in qualche modo Gino Giardina che ferma tutti, subisce anche il fallo e quindi calcio di punizione per il Riviera Marmi, battuto in questo istante. Enrico Bono, l'apertura verso il numero 18 Simone Guaiano, classe 96, ma il pallone è troppo lungo, ancora una volta preda di Lizzoni sul Troina che cerca di addormentare naturalmente il ritmo di gara con il doppio vantaggio a suo favore. Russo riesce a eludere l'intervento di due avversari, Russo, e servire all'indirizzo di Marullo. Scambio con Adeyemo, ancora Marullo, Adeyemo, ancora il Troina con facilità sulla corsia di sinistra con square fermato in qualche modo da Alessio Genna. Pallone rinviato, pallone ancora all'interno del rettangolo del gioco, ma non adesso che oltrepassa la linea laterale. L'ultimo tocco di Orlando, una rimessa con le mani dovrebbe essere per il Riviera Marmi, no, invece è per il, pare per il Troina. Entra il numero 13 Fernandez ed esce il numero 10 Melillo, autore della terza rete. Fuori Melillo, dentro Fernandez. All'83esimo minuto di gioco, 3-1 il risultato per il Troina che sta per raggiungere il traguardo dei tre punti che hanno un peso specifico importante, visto che sono stati conquistati sul campo, stanno per essere conquistati sul campo di una diretta concorrente per in zona playoff, ossia il Riviera Marmi. Questo pallone che esce fuori, la rimessa con le mani, anzi è un calcio di punizione per il Riviera. Lo batte Perricone, ma lo batte con palla in movimento, quindi fa ripetere l'arbitro. Salone a destra per Giardina. Genna cerca l'apporto di Riccobono, deve indietreggiare, pressing su di lui, ma alla fine Riccobono riesce a mantenere il possesso di palla, se non che Square allunga la gamba, riesce a rubargliela. Troina che arriva al tiro con Grimaudo che aggancia senza problemi. Il tiro è stato di Fernandez, dell'ultimo entrato, che si è posizionato nel reparto avanzato del Troina, mischiato parecchio le carte Giuseppe Pagana. Ancora Salone, maestra della sfera, la serve per Gino Giardina. Claudio Lamia, l'apertura a destra a cercare Genna con Riccobono che ha abbandonato la fascia laterale, adesso opera alle spalle dell'unica punta Manfre con Guaiana a dare supporto verso sinistra, quindi Guaiana e Riccobono dietro Manfre. Magari l'allenatore Vincenzo Melillo e Rivera Marmi si affida alla fantasia del suo numero 10 per cercare di accorciare le distanze, ma i minuti passano inesorabili. 85esimo, 3-1 per il Troina, con la possibilità, punto per Fernandez, la sua sgaloppata sulla corsia di sinistra arriva sulla linea di fondo campo, si alza la bandierina dell'assistente per segnalare che la sfera ha oltrepassato la linea
il fondocampo della Riviera Marmi ed è rimessa dal fondo da ripetere per che la palla era in movimento. Servito ancora Giardina da questi a Genna, indietreggia però il numero 3 del Riviera Marmi, appoggia nuovamente su Giardina da questi per Adamo, becca a sinistra Mannella, c'è un po' di spazio ma preferisce servire al centro verso Manfre e poi lo stesso Mannella che si precipita sul pallone allontanato dai giocatori della Troina, ma Salone apre a destra, non raggiunge il suggerimento Riccobono che si era allargato, quindi ancora Troina in avanti, però questa volta si chiudono bene le maglie della mediana della squadra di casa, pallone per Grimaldo, non lo può prendere con le mani, quindi appoggia subito per Gino Giardini che alla fine si rifugia in un fallo laterale facendo carambolare la sfera sulle spalle del numero 7 del Troina Square. Rimessa laterale già battuta, pallone lungo linea, ma perde palla il Riviera Marmi. 86esimo minuto di gioco, risultato 3-1 per il Troina. Riviera Marmi che ha ceduto incredibilmente nella seconda frazione di gioco, lasciando così la possibilità agli ospiti non solo in chiusura di ripresa di acciuffare il pareggio al gol di Convitto, ma di sbagliare un calcio di rigore con Melillo al 48esimo e poi realizzare due gol senza che effettivamente Lizzoni sia stato impensierito più di tanto. Vediamo adesso questa verticalizzazione con Guaiana che non riesce a raggiungere la sfera e quindi ancora una volta Lizzoni che mette in gioco il biondo giocatore del Troina. Pallone adesso per Marletta, si distende in avanti il Troina, la possibilità sulla destra con Fricano che stava arrivando di rimorchio, ma si preferiscono le vie centrali, si chiude lì questa volta la difesa del Riviera Marmi, dando il compito di ricostruire a Riccobono che riceve nuovamente palla, si gira, vede libero accanto a sé Adamo, lo serve, sinistra per Pericone, il pressing su di lui e poi Gino Giardina che si rifugia all'indietro per l'intervento di Adeyemo e con Grimaldo che apre ancora a destra. Genna in posizione avanzata riesce a sfuggire via al controllo di Square, si invola e poi viene fermato e qui c'è la possibilità anche di vedere nuovamente il cartellino giallo dell'arbitro, infatti arriva in questo istante ed è doppio, quindi espulsione per Silvestri che lascia anticipatamente il terreno di gioco, scocca in questo istante il minuto numero 88, quindi Troina che finisce in 10 uomini, termina in 10 uomini e se la memoria non ci inganna è la quinta espulsione nelle file del Troina in questo campionato con 17 partite giocate, insomma la media abbastanza elevata, 17 perché ricordiamo che il Troina deve recuperare la partita interna contro la Parmonval e si giocherà il 25 gennaio. Troina che con questa vittoria sta per scavalcare comunque sempre con una partita in meno il Riviera Marmi in classifica. Pacheco che oggi non ha giocato la partita di Mussomeli, è stata rinviata per impraticabilità del fondocampo. Calcio di punizione dalla sinistra con Vincenzo Riccobono pronto alla battuta, il cross, qualcuno che prova la mezza rovesciata, poi allontana Square e pallone bloccato sulla fascia sinistra, combatte da quella parte Riccobono ma si allunga la sfera, la porta fuori. Pochi secondi al 90esimo, ricordiamo per due volte l'intervento dei sanitari in campo, due reti, una espulsione, quindi presumibilmente potrebbero essere anche 3 o 4 i minuti di recupero concessi dall'arbitro Barbiero.
che ha diretto questo incontro provenendo dalla sezione di Campobasso. Claudio Lamia, suggerimento per il numero 18 Simone Guaiana, che ci prova dalla distanza, ma il pallone esce di parecchio dalla porta, dallo specchio della porta di Lizzoni. Novantesimo minuto di gioco che scocca in quest'istante. Guardiamo l'arbitro, abbiamo notato se ha già assegnato il tempo, i minuti di recupero. Lizzoni lancia lungo, Pericone di testa, spedisce in avanti, saltano in due, poi alla fine il Troina ad avere possesso palla, si lancia sulla destra con Fricano, Stantuffo oggi instancabile, adesso le energie spese si fanno sentire non controllando bene questa sfera che va in fallo laterale. Pressing da dietro sul numero 15 Adamo, l'arbitro ravvede un intervento non regolamentare, quindi calcio di punizione per i padroni di casa. Battuta in questo istante, Guaiana verso il centro della difesa, c'è Gino Giardino, Claudio Lamia, ancora Claudio Lamia, pallone verso l'area di rigore del Troina, ma viene allontanata dai difensori in maglia gialla, combatte a metà campo e c'è una spinta da dietro nei confronti di Lamia e quindi il calcio di punizione per il Riviera Marmi. 91esimo minuto di gioco e 20 secondi, 3-1 per il Troina. Palla a destra per Vincenzo Riccobona davanti a sé square e non riesce a oltrepassare la barriera del giocatore del Troina che adesso scivola a terra. Pallone ancora in gioco ma esce in questo istante, la rimessa con le mani è per il Riviera Marmi, lascia il compito a un suo compagno Vincenzo Riccobono. Vediamo che oggi è il cross comunque direttamente tra le braccia di Lizzoni. Ricordiamo che oggi, dicevamo, Melillo non ha potuto schierare Gianmarco Corsino che sta scontando la sua seconda giornata di squalifica, ma comunque sia un organico di tutto rispetto quello a disposizione di Melillo, che gli ha messo a disposizione il direttore sportivo Ruben Culcasi, ed era abbastanza improbabile questa sconfitta che sta maturando qui sulla comunale di Cornino. 3-1, risultato pesante da ricordare ancora una volta. Il calcio di rigore sbagliato al Troina a 3 minuti dall'inizio della ripresa. Claudio Lamia anche lui accusa la stanchezza di una partita giocata con intensità. Perde il possesso palla regalando il fallo laterale agli avversari. Lo scatto di Adeyemo, posizione regolare, si accentra Adeyemo, vediamo, prova il tiro e becca la base del palo alla destra per il 4-1 definitivo, e qui si chiude o cala il sipario su questa gara. 4-1 in pieno recupero, 93esimo, scattato in posizione regolamentare ad Adeyemo, e questo non fa altro, questo gol, che peggiorare la situazione in casa Riviera Marmi. Un gol che non è decisivo però aumenta il passivo in modo incredibile, sbandamento totale da parte degli uomini di Melillo soprattutto in questa seconda frazione di gioco dove non sono riusciti ad essere incisivi, partendo dal risultato alla fine dei primi 45 minuti che è stato 1-1, e l'arbitro a questo punto manda tutti negli spogliatoi dopo quasi 4 minuti di recupero. Conseguentemente ripetiamo il risultato: il Troina espugna il comunale di Cornino con un risultato molto pesante, dicevamo pochi secondi addietro, 4-1. Le reti al 36esimo del primo tempo, Convitto ha portato in vantaggio la squadra di casa, ma Adeyemo ha pareggiato al 43esimo. Al 48esimo Melillo per il Troina, ha sbagliato un calcio di rigore. Al 56esimo il gol dell'ex Romeo, questo gol decisivo che ha portato in vantaggio il Troina.
e poi al 66esimo Melillo e al 93esimo Adeyemo per il conclusivo 4-1. Le immagini sono state curate da Alberto Di Paola, il commento di Peppe Caruso. A tutti voi, arrivederci alla prossima occasione. Mister Melillo, primo tempo molto equilibrato, avete trovato anche il vantaggio con Convitto, ma alla fine a esultare lo spogliatoio del Troina. Cos'è successo soprattutto alla fine del primo tempo e nella ripresa, quando non siete stati assolutamente incisivi? Ma penso che abbiamo fatto un primo tempo molto molto ad alti livelli, e per almeno 43 minuti prima di subire il gol del pareggio. Tra l'altro è arrivato in una nostra disattenzione, perché la nostra ripartenza a un minuto e mezzo dalla fine purtroppo non siamo stati bravi a sfruttare questo contropiede, e poi sulla nuova ripartenza è stato bravo il numero 11 che è stato bravo a pareggiare la partita. Nel secondo tempo dentro il spogliatoio ho cercato di dire ai ragazzi di non mollare, di continuare con questa intensità, però purtroppo questo non è avvenuto. Abbiamo sofferto la loro velocità, diciamo che nel secondo tempo non siamo proprio assolutamente scesi in campo e abbiamo subito, diciamo, questi tre gol che alla fine ci fanno fare soprattutto un passo indietro per quanto riguarda i nostri programmi e soprattutto la classifica. C'è da lavorare, perché abbiamo visto che nel secondo tempo a livello fisico siamo calati tantissimo, vuoi perché magari abbiamo tantissimi infortunati, avevamo tutti e due squalificati e purtroppo è così. Naturalmente addossare tutte le responsabilità alla difesa non è giusto, perché se si arriva lì davanti alla difesa vuol dire che non c'è stato neanche filtro a centrocampo. Però diciamo, il gol del pareggio ad Emo, lì la difesa si è fatta trafiggere come una lama fa nel burro, è stata abbastanza inerme. Il secondo tempo anche c'è stato qualche disattenzione di troppo e purtroppo l'attacco non ha potuto compensare. Sì, detto bene, sul gol di Adeyemo c'era, se non ricordo male, c'era Gino che doveva uscire sul pallone e Placido tenere la profondità di Romeo, però purtroppo questo non è successo, perché l'abbiamo lasciato spazio e lui è stato bravo a infilarsi e a fare gol. Però poi ripeto, sarà stato anche un fatto fisico, che noi siamo calati tantissimo e nel secondo tempo loro hanno avuto vita facile, non siamo riusciti mai a rientrare in partita e per loro, ripeto, è stato facile trovare questa vittoria. Scherzo del destino, il gol decisivo, il secondo, lo ha segnato proprio l'ex Romeo, che poi è andato sotto la tribuna, diciamo che non ha ricevuto tanti complimenti. Romeo era qui da noi sin da luglio e con noi non aveva fatto tanto bene. La società ha deciso di cambiarlo, è andato a Troina. Naturalmente lui è un attaccante importante, uno di quelli che gol ha sempre fatti, e naturalmente ha fatto il suo dovere con la sua propria squadra.